Riscaldamento, 20 giri di campo. Sei in ritardo, Cole. Ci ho messo più tempo del previsto a chiudere l'armadietto, coach. L'armadietto di Leo. Colin, questa me la paghi! Proprio un bello scherzo, Colin. Bravo! Power of the Jigsaw! Adesso basta giocare. Sarcofago nero! Grazie, Atanor. Manca qualcuno. Ma dov'è lei? Verrei con me di fronte a Hexaton. E stavolta ci affronteremo. Una volta per tutte, senza avere tra i piedi tutti i tuoi amichetti e Jigsaw. Leo! L'allenamento è iniziato! Ecco, non si apriva e ho usato le maniere forti. Queste? Solo una piccola storta, corro senza problemi. Bene, perché hai solo un'ora per sistemare tutto questo disastro. Ma perché va a finire sempre così? Sei un incapace. Un soldato delle mie armate ridicolizzato da un moccioso. Non è un ragazzino, lui lo è... so chi è. Mi serve l'energia del suo bracciale per vincere la guerra contro Kefer. Non c'è niente che lo spaventi. Le maniere forti non funzionano. Potremmo provare a ricattarlo. Avrà sicuramente anche lui qualche segreto che non può confessare. O magari qualcosa a cui tiene particolarmente. In fin dei conti è un umano. Potresti spiegarti meglio, Sekhmet? Ho osservato quel ragazzo molto a lungo ed è evidente che ha un debole particolare per quella sua amica. Su, continua. Gli umani si lasciano andare ai sentimenti e Leo non fa di certo eccezione. Ridicolo! Sentimenti. A chi vuoi che interessino i sentimenti, Sekhmet? Fa silenzio, Tot. Sentimenti. Ne ho sentito parlare. Dimmi qualcosa in più. Leo considera Kay la ragazza più bella, intelligente e simpatica della sua scuola. E questo significa che se accadesse qualcosa a quella ragazza, lui ne soffrirebbe? Significa che se catturassimo la ragazzina, lui obbedirebbe senza alcun dubbio a tutti i nostri ordini. Pensi di riuscire a portare qui una ragazzina? Consideralo già fatto, signore. Eccellente, Sekhmet. Prossima. Ciao a tutte. Oh? Ehi, brutto addormentato nel bosco, vuoi spostarti? Stiamo lavorando qui. Scusa. Avere a che fare con Astrid è quasi peggio che avere a che fare con Anubi. Sono Sharon. Fare la cheerleader della squadra di basket è sempre stato il mio sogno. Questo provino per me... Stop! Parli troppo, la prossima? Potresti cercare di essere un po' più gentile? St-
state sentendo anche voi un ronzio? Ah, è Kay, ovviamente. Sei qui anche tu per il provino? No, grazie, non mi interessa il provino. A me non piace proprio come tratti quelle ragazze, Astrid. Essere la reginetta della scuola e capo cheerleader dà delle responsabilità? Non ho tempo per le buone maniere. Facciamo una pausa. Torno subito. Lascia stare, Kay. Perdi solo il tuo tempo. Grazie, ragazzi. Certo che è un bel coraggio, Bernie. Io non me lo metterei mai un costume così. Ho dimenticato di legare la bici. Arrivo! Non vedo niente! Bernie, tutto bene? No, le volpi detestano l'acqua gelata. Acciù! Ehi, un branco di mummie in libertà. Che ci fanno qui? Power of Jigsaw! Ragazzi, vi va di giocare un po'? Proviamo a sorriderle. Dicono che sia permalosissima. Mi state prendendo in giro, eh? Che cosa? Prendere in giro te? Ma se lo sanno tutti che sei la più intelligente della scuola e la più simpatica. E la più bella? Intelligente, bella, simpatica. Sarà sicuramente... Vediamo se ti piacciono questi nuovi codici. Mummie rotolanti! Schiaffone stellare! Tallone d'Achille! E infine, super copertone! A basket si chiama piede perno. Il coach sarebbe fiero di me. Però di questo disastro non credo che ne sarà così fiero. Davvero un ottimo lavoro, complimenti. Anubi, fatti avanti e combattiamo, forza! Perché dovrei? Ho raggiunto il mio scopo, quello per cui ero venuto. Ma di cosa stai parlando? L'attacco era organizzato per distrarti. Distrarre me? Da che cosa? Dal vero obiettivo della missione, la tua ragazza. Oh. Atanor ormai l'avrà già portata al cospetto di Hexaton. No! Kay! 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 Leo, che cos'hai da urlare? Sto cercando di studiare. Kay, ma allora, tu sei qui. Chi hanno... Oh no! Astrid! Vuoi stare attento? Sono appena stata dal parrucchiere! Ben arrivata, Kay. Kay? Mi chiamo Astrid io, ma voi chi siete e che cosa volete da me? Avevi una missione davvero semplice. Prendere la ragazza più bella di tutta la scuola. Che cos'è che non ti era ben chiaro stavolta? Non è lei? Eppure mi sembrava carina. Certo che sono carina, lo puoi dire forte. Eppure mi sembrava abbastanza carina. Ma non è lei, capisci? Stupido bestione. Perdonami per questo errore, mio signore, ma posso riportarle indietro anche subito se vuoi. Non sarà comunque necessario. Leo non lascerà mai un prigioniero nelle nostre mani. Verrà qui comunque. Mio padre è un avvocato famoso e per voi saranno guai. E toglietemi immediatamente da questo pavimento gelido! Karnak, accontenta subito la signorina. Aiutala ad alzarsi e rinchiudila subito nelle segrete. Bravo, Karnak. Obbedisci subito. Cosa? Le segrete?
Non avvicinarti, mostro! Mettimi subito giù, lurido bifolco! La ragazza è un ostaggio molto prezioso. Trattala quindi con i guanti, è chiaro? Hai sentito cosa ha detto? Sarai il mio maggiordomo personale. Sei contento ora? Leo, che cosa ti porta a The Jigsaws questa volta? Hexaton ha fatto rapire una ragazza terrestre. È mia amica. Dobbiamo fare qualcosa. Non preoccuparti. Organizzeremo subito una squadra e la porteremo in salvo. Attaccheremo la piramide oscura e libereremo la tua amica. Tot, fa un altro passo e sarò costretta a fermarti a modo mio. Non ti conviene. Non sono qui per combattere con te, ma per consegnare un messaggio molto importante a Leo. Un messaggio per l'ultimo faraone da parte di Hexaton. Astrid, è lei. Ci incontreremo da soli. Giurerai fedeltà al trono della piramide oscura. Mi consegnerai il bracciale di Ra e riavrai la ragazza. Dobbiamo procedere col nostro piano, e subito. Non abbiamo molto tempo. Aspetta, conosco questo posto. È una delle prigioni della piramide oscura. Ci sono stato anch'io una volta. Sì, quando arrivasti per la prima volta a The Jigsaws. Si trovano nella parte più profonda della piramide. Sarà difficile trovarla. Ma ho già un'idea. Ti avevo detto glicine, Karnak. Questo è lilla, non vedi? Possibile che tu non sappia proprio distinguere una tonalità di viola dall'altra? Ti prego, Hexaton, fai presto e rimandiamola subito a casa. Hai detto qualcosa, Karnak? Niente, assolutamente niente. Devi soltanto prendere le sembianze di Astrid, giusto per mascherarne la scomparsa. È solo questo? Eccomi pronto. Però per essere uguale a lei, dovresti anche imparare alcune mosse da cheerleader. Cheerleader? Sono le sostenitrici della squadra di basket. Astrid è la loro leader. Devi solo fare cose tipo... Cosette del genere, ma fatte meglio. Non se ne parla nemmeno. Io ho ancora una dignità. Ok, togliamo la parte delle piroette. Finalmente! Questo posto è una vera tristezza. Ecco, è un elenco con alcune cosine da fare per renderlo più accogliente. Più accogliente? Piano con quel pettine! Vuoi strapparmi i capelli? E poi per cena voglio mangiare una pizza. Una pizza? Sì, una pizza. Quella cosa rotonda con sopra il pomodoro e la mozzarella. Ho seguito le tue indicazioni, ma non ho idea di cosa sia la mozzarella. Spero che vada bene lo stesso. E tu chiami pizza questa cosa? Non ci somiglia nemmeno per sbaglio. Portala via immediatamente, non la voglio! Sono arrivato, Hexaton. Dove si trova la ragazza? Astrid verrà subito qui, non appena avrai giurato eterna fedeltà alla piramide oscura. Come faccio a sapere che mi stai dicendo la verità? Non puoi, infatti. Ti devi fidare per forza. E poi pensaci, che me ne faccio io di quella stupida umana insopportabile? Oh! Oh! Maledizione! Riuscito a distrarci mentre i suoi amici liberavano la terrestre. Prendeteli subito! Ottimo piano. Ora tocca a noi. Oh!
Astrid, ho bisogno dell'aiuto di un guerriero. Onda del potere! Conosco questo posto. Le prigioni sono da quella parte. Sali del potere! Ci pensiamo noi. Trova subito Astrid. Power of Jaxos. Power of Jaxos! Per caso stai cercando qualcuno? Sì, ma non preoccuparti, l'uscita la troviamo da soli. Stammi lontano! Astrid, sono io. Cosa? Tu? Ma come diavolo ci sei finito lì dentro? Magari ne parliamo dopo, vieni qui. Lo sai che questa corazza ti dona molto? Artiglio del destino! Sulla navetta, subito! Dobbiamo andare via! Leo, tu non sei proprio niente male, lo sai? Non devono lasciare la piramide! Cuore nero del faraone! Non andrete più da nessuna parte. Ultimo piano, prego! Resta dietro di me, Astrid! Occupato? Siamo fortunati, c'è un interruttore. Potere dell'aria! Ma tu hai addirittura le ali! E adesso è arrivato il momento della distruzione finale! Vuoi un passaggio? Che tu sia maledetto, Leo. Quindi è sufficiente passare attraverso quel portone e torneremo diretti nel nostro mondo? È fantastico! Che avventura favolosa! La racconterò a tutti quanti, non vedo l'ora! E noi due dovremo uscire insieme ogni tanto. Perfetto, così il mio segreto non sarà più un segreto d'ora in poi. Non ti preoccupare, so come aiutarti. Vi presento Osiride, il nostro maestro di scienza. Ah, intendi un professore? No, un grande inventore. Questo è un regalo per te, Astrid. Così ti ricorderai sempre di noi.
È davvero bellissimo! Grazie, professore, non vedo l'ora che lo vedano tutte le mie amiche! Oh, accidenti, mi è venuto un po' di sonno. Quando si sveglierà non ricorderà nulla. Potrai quindi stare tranquillo. Astrid mi sta salutando. Devo dire a Osiride di aumentare la potenza del suo cancellamemoria. Sai dirmi da quanto esattamente Leo e Astrid sono amici? Leo, amico di quella strega. Oh no, ti sbagli di... Ma si può sapere come hai fatto a prenderti questo raffreddore? È stato per colpa di una doccia troppo fredda. Ma per fortuna ho trovato un sostituto per il ruolo di mascotte. Avevo pure giurato che non ci sarei mai entrato qui dentro. Maledizione!